Amici di Radio Sport, siamo qua con Andrea Girola, difensore della CDG Legnano, uomo copertina dell'Aereo Sportivo di quest'anno. Andrea, innanzitutto ciao, benvenuto. Grazie, grazie dell'invito. E allora, non sei potuto essere presente alla serata di presentazione per motivi di lavoro, però recuperiamo oggi. Insomma, ti chiediamo innanzitutto com'è andata la stagione. Sicuramente è stata una gran bella stagione, come la giudichi dal tuo punto di vista? Beh, stagione a dir poco fantastica, gruppo veramente unito e, come dimostrato sul campo, non abbiamo mollato dall'inizio fino alla fine. La tua stagione personale, il mister insomma, non ha nascosto il fatto che ti apprezza molto come giocatore. Insomma, tu come la giudichi la tua stagione? Buona, come tutte quelle dei miei compagni. Devo essere onesto, quando sono stati chiamati in causa anche quelli che giocavano meno hanno sempre risposto. Ricordo quando ci siamo ritrovati in Coppa ad andare a giocare in 13 e abbiamo fatto comunque un'ottima gara. Poi perso i rigori, ma sono episodi. Buona stagione da parte di tutti, davvero. Ecco, senti, non possiamo nascondere che comunque la CDG Legnano partiva come una delle favorite. Nel campionato, secondo te, c'è stato un momento particolare nel quale avete capito di essere più forti? Perché comunque ricordiamo che nel girone d'andata eravate abbastanza vicini all'Italia, poi avete allungato nel ritorno. Allora, penso che la partita chiave sia stata Cassina. Cassina 4-0 da noi. Arrivavamo da una settimana non facile, infortuni e così via, e rispondere così bene sul campo con un Cassina attrezzato di Guereco piuttosto che altri buoni giocatori abbia fatto la differenza. Poi non è mai facile vedere che vinci 4-0 contro un Cassina, non è mai facile per chi arriva dopo come l'Itala inseguire. Ascolta, volevo chiedermi qualcosa su di te. Che tipo di giocatore sei, che ruolo sei, dove hai iniziato a giocare, insomma, quali sono state le tue tappe principali della tua carriera? Sei ancora giovane comunque? Sì. Ho iniziato a Bulgaro per poi spostarmi a Lomazzo. Lì ero attaccante, sembra strano, ma lo ero. A Fenegrò cambio di ruolo, repentino con Mister Stincone, che saluto. Terzino sinistro. E da lì ho continuato a Tavernola e così poi a Vegnano. Terzino di spinta, se posso definirmi così, con tanta voglia di correre e anche di attaccare la porta, perché no? Senti, hai parlato di Stincone, ma anche di altri allenatori che hai avuto, Piglia, lo stesso Porro. Sì, sì. C'è qualcuno a cui sei particolarmente legato o comunque ma, hai fatto qualcosa da tutti? Da tutti, devo dire, anche da chi mi faceva star seduto, soprattutto. Stincone, saluto con affetto, e Ripamonti a Tavernola, grandi persone e Porro, con cui ho il piacere ancora di poter lavorare l'anno prossimo. Ecco, appunto, l'ultima domanda è proprio su questo, con un Girola confermato a Vegnano per la prima volta in prima categoria. Cosa ti aspetti tu, che comunque la prima l'hai già fatta? Mi aspetto di fare un buon campionato, un serio campionato. L'obiettivo è quello di salvarsi il prima possibile, ma di fare, ecco, sì, un buon campionato. Ci sono delle buone ambizioni, quindi. Sì, no? Sì, non saliamo per fare la gita, ecco. Va bene, grazie Andrea, allora in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie a voi.